L'Università di Cagliari, Italia, il traguardo dei 400 anni, inaugurato questa mattina l'anno accademico. Tra pochi giorni la prima rettrice donna, Maria Del Zompo, lascia il suo incarico per decorrenza dei termini a Francesco Mola. Sentiamo Valerio Varcio. Quest'anno la tradizionale cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico ha assunto un rilievo particolare per due motivi speciali. Si è svolta in forma ridotta rispetto agli anni scorsi per i limiti imposti dalla pandemia e per la ricorrenza del quarto secolo di attività dell'Ateneo del Capoluogo. La cerimonia è stata trasmessa in diretta streaming sul sito web e sui canali social dell'università. 400 anni dell'Università di Cagliari. Ma i sei di Maria Del Zompo, come sono stati? Bellissimi, sono stati entusiasmanti, durissimi, abbiamo tutti lavorato moltissimo perché era necessario recuperare un po' su alcune attività legate alla didattica, legate alla ricerca, legate alla terza missione. E io sono molto soddisfatta, devo ringraziare tutti i miei colleghi, il personale, gli studenti, è stato un gioco di squadra continuo perché da soli non si va da nessuna parte, per cui la cosa che mi dà più, che mi fa più piacere è il fatto che sia stata condivisa una politica che portava avanti sia il concetto che lo studente è al centro della vita dell'Ateneo, ma anche la responsabilità sociale dell'Ateneo. E nello stesso tempo però abbiamo aumentato le premialità per i più bravi. Laddove era possibile abbiamo accorciato il tempo degli studi, permesso perciò di anticipare la laurea rispetto al normale corso degli anni. Insomma, abbiamo facilitato i più bravi proprio perché ci sembra importante stimolare e l'università, come ho sempre detto, deve essere un'opportunità per la crescita delle persone, oltre che per un aspetto legato certo al fatto di preparare per una professione, ci mancherebbe altro, è importante, ma non è la cosa più importante. La cosa più importante è stimolare un pensiero critico e avere dei cittadini consapevoli e perciò la democrazia la mettiamo diciamo, la preserviamo nel momento in cui contribuiamo alla crescita di cittadini così.